Fantasticamente, un programma di Cinzia Tani con Luigi De Maio, collaborazione di Claudio Spagnolo, in redazione Barbara Tomassi. Buongiorno a tutti da Cinzia Tani. Buongiorno da Luigi De Maio. Buongiorno anche a Claudio Spagnolo, a Barbara Tomassi e ad Alessandro Gritti che cura la parte tecnica del nostro programma. Ebbene, oggi il nostro argomento è l'amicizia, lo facciamo anche perché insomma questi giorni di Pasqua vogliamo parlare di un sentimento positivo, sperando che almeno questo lo sia positivo. È un sentimento che poi spesso si dà per scontato, per acquisito, per cui non ci si impegna forse abbastanza, sembra libero da regole, è proprio così. Come si fa a costruire e a mantenere un'amicizia? Che cosa ci si scambia tra amici? E poi l'amicizia è esente da quei sentimenti che a volte appesantiscono il rapporto di coppia, come i litigi, la gelosia, i tradimenti, gli abbandoni? Insomma, un amico si sceglie o si trova? E ancora, avere amici è un bisogno o un'opportunità che ci viene offerta dalla vita? E come mai esiste questa così forte intimità a volte tra amici senza che sfoci per forza in un rapporto, diciamo, di intimità diversa, di intimità sessuale, di un bisogno fisico dell'altro? Proviamo a vederlo insieme. Allora, se volete raccontarci le vostre storie o fare delle domande al professor De Maio, il nostro numero verde è 800 555 941. 800 555 941. Allora, che cosa intendiamo noi quando parliamo di amicizia? Possiamo dire che esiste un rapporto di amicizia con la minuscola e uno con la maiuscola? Ma diciamo innanzitutto che, come l'hai definito tu all'inizio, l'amicizia è un sentimento, quindi prima ancora che un rapporto è un sentimento di affinità verso qualcun altro, che ci porta a sentirci, a proiettarsi verso l'altro in una sorta di fusione comportamentale, quella intimità che ci permette di sentirsi accettati completamente senza giudizio, senza pregiudizi dell'altro. Quindi da questo punto di vista diventa anche un bisogno di confrontazione con il mondo. E un'amicizia è vera quando è con la maiuscola, come dici tu, quando è un sentimento vero, forte, come se fosse un amore tra persone senza la contestualizzazione sessuale. L'altra è la conoscenza, c'è un'affinità completamente diversa. Ecco, quindi diciamo che comunque ci sono delle regole, ci sono degli impegni da rispettare, insomma è un rapporto importante quanto un rapporto di coppia. Ma è un rapporto, ecco, sottovalutato. Assolutamente no, è un rapporto importante specialmente perché è un rapporto proiettivo. Cioè innanzitutto io vedo una sette di qualità, molte qualità. C'è da dire una cosa. Successo John Coltrane i difetti dell'altro ma senza giudicarli e a non vedere i miei e a sminuire i miei proprio perché l'altro non me li riconosce come difetti. Ecco, ma tutti i bambini hanno degli amici del cuore che a volte durano tutta la vita. Ma come viene scelto l'amico o l'amica del cuore? Si tratta di volontà o di casualità? Ma diciamo che l'amico del cuore viene scelto per affinità, proprio quella sorta di affinità elettiva che si percepisce. Io parlerei quasi di una forma di innamoramento in questa amicizia primaria, cioè così come abbiamo definito nell'innamoramento che noi diamo la mano a qualcuno e ci sentiamo coinvolti biologicamente e biochimicamente da questa relazione, nell'amicizia c'è un'affinità rispetto a valori, a giudizi, spesso è proprio questa proiezione, questo bisogno di completamento, che è un completamento sociale ancor più che un completamento fisico. Ecco, ma ci sono delle amicizie che noi ci portiamo avanti dalla scuola, dall'infanzia, e che forse oggi non sceglieremmo. Che tipo di amicizie sono queste? Ma diciamo che ancora una volta stiamo seguendo quelli che sono i bisogni, perché ci sono delle amicizie, quelle reali, quelle vere, quelle in cui il completamento tra le parti è totale, per cui non si cambierà mai, cioè quell'amico rimarrà l'amico fedele per tutta la vita. E altre invece amicizie che sono funzione di cambiamenti. Non dimentichiamo che, ripeto, perché l'altro è uno specchio in cui io vado a rivedere dei difetti che non ho o che penso di non avere, praticamente cambiando, migliorando, peggiorando, comunque cambiando la mia situazione, allora cerco di buttar via quella sorta di amicizia, perché mi ricorda delle cose che probabilmente nel mio cambiamento non voglio più riconoscere in me stesso. Allora, se volete partecipare alla nostra trasmissione, se volete fare delle domande al professor De Maio oppure raccontare le vostre storie, il nostro numero verde è 800 555 941. 800 555 941. Sono quelle più intense, sono quelle più burrascose, sono forse quelle che assomigliano di più a un rapporto di coppia, un vero rapporto d'amore, ci si lascia, si litiga, si urla, si grida, si tradisce. Pensate quanto possa essere importante l'amicizia nell'adolescenza. L'adolescenza è quella fase della vita in cui, sotto una spinta ormonale, perché oggi la ricerca porta a pensare che i veri cambiamenti sono comunque gestiti da una fase biologica più che da una fase mentale,
sentimentale semplicemente. Sotto questa spinta ormonale noi ci dobbiamo separare da certi convincimenti familiari, dobbiamo fare una scelta nei confronti della nostra vita e quindi abbiamo bisogno di un supporto, e il supporto sono gli amici. Ed è chiaro che noi chiediamo agli amici la possibilità di confrontarci e di rafforzarci in questa direzione. Quindi questo amico diventa il sostituto praticamente di un genitore, il sostituto di una regola. C'è necessità di un gruppo che possa in qualche modo coinvolgere tutto me stesso e sostituire queste figure così grandi, così gigantesche come quelle dei genitori. Quindi ecco perché è così selettiva e così angosciante l'amicizia dell'adolescenza. Ma quali sono le persone che invece non riescono ad avere amici, anche da adolescenti, da ragazzi? Cioè, è colpa del loro carattere, del loro egoismo, dell'incapacità di dare? Io credo che sia proprio legato a questo, come stai dicendo tu, è un po' la paura di avere, di ricevere, persone che non sono abituate ad avere una relazione, non sono state abituate ad avere una relazione di affinità proprio con gli altri. Parliamo magari di ragazzi che hanno vissuto una loro solitudine nell'ambito di un gruppo anche familiare, per cui c'è questa diffidenza nell'affidamento agli altri. Non si può ritenere che qualcuno possa sostenere o guidare le nostre scelte, e quindi c'è una forma narcisistica da una parte, cioè io basto a me stesso, e una forma di pigrizia sociale da un'altra parte. Quindi questa pigrizia sociale diventa poi dopo la solitudine, l'isolamento, la depressione, l'invidia, la rabbia, tutti quei sentimenti che abbiamo visto pian piano nelle nostre trasmissioni. Adesso poi parleremo anche dell'amicizia fra un uomo e una donna, il quesito che ci si pone sempre, se sia o non sia possibile, ma nel frattempo sentiamola cantare questo tipo di amicizia, il tema dell'amicizia che noi sappiamo è stato cantato da tantissimi artisti. Noi abbiamo scelto proprio quella di Lucio Battisti, appunto, Una donna per amico. Non dico no,
Classico sull'amicizia ambigua tra donna e uomo di Lucio Mattisiak. No, ti volevo chiedere, appunto, se ne parla tanto, no? L'amicizia fra uomo e donna si dice che non possa esistere se non quando c'è già stato un rapporto ed è finito. Io non sono d'accordo. Ma in realtà nemmeno io, anche perché l'amicizia tra uomo e donna non è differente tra un'altra amicizia, se si elimina il principio per cui l'uomo deve comunque dimostrare di essere dotato di una capacità fisica tale da possedere l'altra. Quindi se il maschietto si smette di essere per forza propositivo sessualmente e non ha l'angoscia di non desiderare quella donna, perché a volte anche questo diventa un problema, dovrei per forza stare con questa donna, allora visto che non ci riesco, non mi viene voglia, non mi piace, probabilmente c'è qualcosa in me che non va, e questa frustrazione che andrebbe superata. Mentre invece per la donna ci sta una selezione molto più immediata, nel senso sì e no, non è che ci sia molto tempo da perdere. Allora, io credo che un'amicizia fra uomo e donna possa essere reale, vera, quando l'uomo si rende conto che non è frustrato se certo. Può avere una relazione senza doversi mostrare per forza sessuale. Giustissimo. Allora, sentiamo le nostre telefonate, abbiamo Gaia che ci chiama da Roma. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Allora. Sì, io volevo appunto fare una domanda, prima però partire da una breve descrizione di una cosa a me accaduta. Sì, certo. Un po' di tempo fa. Sì. Dunque io ho vissuto un rapporto d'amicizia con una ragazza, sì. Durato all'incirca 4 anni. Sì. Quindi comunque un bel rapporto, apparentemente solido, dove insomma si facevano tutte le cose, no, che generalmente si fanno con gli amici, le vacanze insieme, le uscite serali, le varie confidenze. Sì. E verso la fine appunto di questi 4 anni questa mia amica mi ha confidato di avermi sempre vissuto nello stesso modo in cui lei viveva la mamma, quindi con un grande senso di inferiorità. Sì. Io in quel momento dentro di me ho fatto una riflessione, sì. Ed è stata: se i genitori non si possono scegliere, è pur vero che un amico si può scegliere. Certo. Quindi diciamo, ecco, quello che io mi chiedo è in realtà quali sono poi i fattori, le dinamiche che sono proprio la base di una scelta di un amico, sì. Laddove non credo che ci siano solamente la simpatia o l'affinità caratteriale, certo. Ma probabilmente dei bisogni forse non risolti, quindi c'è qualcos'altro di cui forse non lo so, non ci accorgiamo. Ma com'è finita poi l'amicizia? Purtroppo questa amicizia è finita, anche in malo modo. Ah, in malo modo addirittura? Sì. Ah. Però insomma, bene, io sono passato diverso tempo, sì. Quindi sto bene, ho superato questa cosa, sì. Però ecco, mi è sempre rimasta poi alla fine, no, questa... Questa idea che, sì, certo, che è strana, che forse un'amicizia, diciamo, sbagliata, fin dall'inizio. Sì, diciamo, ecco, io un po' mi sono chiesta come mai questa persona, vivendomi così, non so, probabilmente forse fin dall'inizio... Non si è staccata, certo. È durata 4 anni, certo, 4 certo. Anni sono tanti, vivere 4 anni con un senso di inferiorità nei confronti di una persona che vedi... più frequenti, alla quale fai delle confidenze, deve essere molto pesante. Molto pesante. Va bene, Gaia, grazie di questo racconto. Sentiamo la risposta del professor De Maio. Buongiorno. Allora, ciò che è venuto a mancare è un processo di integrazione, Gaia. Cioè, che cosa è accaduto? Quando la sua amica le ha detto: io ti ho vissuto per tanto tempo con un senso di inferiorità perché volevo superare il problema del rapporto con mia madre, in fondo ha fatto una sorta di confidenza, e l'aspettativa di questa ragazza era di essere accettata, cioè di essere compresa, giustificata per le invidie provate, per i disagi avuti durante questi 4 anni, anche per le confessioni fatte. In realtà la risposta che ha avuto è stata che lei si è sentita usata, come se in un'amicizia non ci fosse un rapporto di utilizzo reciproco, e
è talmente forte questo utilizzo reciproco perché noi abbiamo bisogno di un'integrazione. È come dire che due ingranaggi si utilizzano a vicenda per poter camminare insieme. Non ci sono solo le affinità, simpatia. Quello che io chiamo utilizzo, che potrebbe essere visto anche come un fatto negativo, è il processo tipico della integrazione. Cioè, un'integrazione è fatta perché una parte fa la chiave e la toppa, una fa la chiave e l'altra fa la toppa. È uno scambio reciproco per essere funzionali. Allora, se questo rapporto ha funzionato, in quanto che poi alla fine per 4 anni poi ha sofferto, dice comunque ne sono uscita fuori, quindi dice che comunque c'è stata una sofferenza in questa separazione, probabilmente anche lei avrebbe potuto comprendere che è possibile essere invidiate, poter sentire qualcuno con un senso di inferiorità nei nostri confronti, senza che questo le abbia tolto alcunché, cioè senza che questo abbia confuso in qualche modo il suo rapporto di amicizia. Quindi diciamo che l'amicizia è importante proprio quando ci sta l'accettazione del sé. Io ti accetto per come sei e non per come dovresti essere. Adesso sentiamo Marco che ci chiama da Perugia. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. A me capita sempre più spesso negli ultimi tempi, devo dire, tra amici, proprio di trattare di questo argomento, no? L'amicizia, sì. La differenza tra l'amicizia e l'amore, che sì. Già ho sentito qualcosa. Sì. Io proprio ieri, parlando con questi amici, tra le tante letture, chiaramente l'argomento, essendo così vasto, interessante, insomma interessato, mi ricordavo una frase tra l'altro di Balzac che diceva che la differenza appunto tra l'amicizia e l'amore è che l'amicizia è un sentimento che ha in più la sicurezza rispetto all'amore. E io volevo sapere appunto se è proprio così o se più semplicemente devo smetterla e dobbiamo un po' smetterla in generale di filosofeggiare un po' troppo intorno a questo argomento e riconoscerla l'amicizia e viverla in maniera molto più semplice e naturale, spontanea, senza tutte le aberrazioni mentali. E quindi se esiste poi proprio per se stessi un'amicizia sana ed un'amicizia invece insana, proprio per se stessi, cioè l'amicizia magari vissuta da me personalmente durante l'adolescenza in cui t'annulli. Totalmente, quindi ti sei tempestone. Sì. Vabbè, Marco, molto interessante. Molto interessante, grazie. Sentiamo allora la risposta del professor Demaio. Grazie. Ma è proprio questo il punto. L'amicizia deve dare sicurezza, in quanto l'amico mi accetta per quello che sono, cioè non chiede a me un cambiamento, non chiede una modifica del carattere, delle scelte, dei valori. Possiamo discutere se abbiamo principi diversi o valori diversi rispetto alla squadra del cuore, alla politica, alla scelta di una donna, ma ciò non toglie che questo non significa, non è un giudizio, è un'accettazione. E poi io devo chiedermi, ma io accetto l'altro per quello che è, senza volerlo comunque manipolare, senza volerlo cambiare a tutti i costi? Ma quando c'è questa accettazione reciproca c'è una vera amicizia e si ha la sicurezza del rapporto, mentre invece nell'amore c'è il desiderio del possesso, che abbiamo visto, il timore che possa finire, perché è sempre un'accettazione parziale legata anche a una fisicità, quindi legata a qualcosa di ulteriore rispetto alla mente, diciamo al quotidiano, rispetto ai comportamenti semplicemente. Quindi credo che sia questo proprio il principio fondamentale dell'amicizia. Secondo me c'è il senso del possesso anche nell'amicizia, a volte la gelosia anche nell'amicizia. Sì, ma in quel caso diciamo è una proiezione negativa, cioè io non sono sicuro di essere stato accettato completamente e quindi ho timore che l'altro possa tradirmi, cioè possa mettere fuori le cose negative di me. In realtà se ho una cosa, un aspetto negativo ritenuto anche da me stesso negativo e il mio amico mi accetta, sono tranquillo in questo rapporto. Ma c'è, per esempio, non so, la gelosia o il senso di sicurezza di cui parlava Marco, non è detto che sia così forte anche nell'amicizia, così più stabile l'amicizia dell'amore, perché questi sono sentimenti che contano anche in un'amicizia, la paura che l'amico preferisca l'altro amico a me, che decida di fare vacanze con l'altra amica invece che con me. Sì, diciamo che da questo punto di vista c'è necessità di due cose fondamentali. Innanzitutto l'accettare la situazione mia di me stesso, cioè se io nell'evoluzione dei miei rapporti col mondo ho stabilito la possibilità di conoscere, di accettare quelli che sono i miei difetti e quindi di accettare i difetti degli altri, allora probabilmente non avrò paura o vergogna che qualcosa di me possa essere tradito, cioè messo fuori e messo alla berlina da parte degli altri. Ma se invece io in realtà non ho compiuto questa evoluzione, ho sempre qualche cosa di me che non ho accettato dentro di me, comunque che non sento particolarmente accettabile da parte del mondo, allora praticamente io ho timore che l'amico mi tradisca, quindi creo questo rapporto di intimità particolare. Diciamo
diciamo che l'amico è la persona con la quale io posso avere un'affinità in qualsiasi ora del giorno e della notte, cioè indipendentemente da che cosa sta facendo, io posso chiamarlo e sapere che l'altro mi potrà dire che scocciatura, però ti voglio bene. No, sì, io sono sicurissima, però io parlerei nella seconda parte, riproporrei questo tema, perché secondo me non è così semplice, non è così serena l'amicizia. Nell'amicizia ci sono gli stessi sentimenti che nel rapporto di coppia, c'è la gelosia, c'è il senso dell'abbandono, c'è il tradimento, nel senso che proprio la preferenza dell'altro amico piuttosto che di me. Si parla tanto di amici preferiti dai ragazzini, perché l'amico del cuore che ti tradisce con un altro amico del cuore è un trauma per un ragazzino. Lo vediamo insieme dopo. Adesso volevamo dare anche i nostri indirizzi, che sono fantasticamente Radio 1, Saxa Rubra, Largo Villa De Luca, 00188 Roma, oppure potete scrivere al sito www.cinziatani.com, dove c'è una parte dedicata a fantasticamente, potete mandare le vostre i vostri problemi, le vostre richieste, il professor De Maio vi risponderà, vero? Sì, non tempestivamente. No, perché arrivano tante, quindi perché a volte arrivano i doppioni di persone che sì, protestano, non mi ha ancora risposto. Però ovviamente ci vuole un po' di tempo, perché le lettere sono tantissime. Vogliamo anche ricordarvi che questa notte fantasticamente continua nell'ambito di Rai Notte, su Rai 2. Intorno alle 2.40, 45, alle 3, insomma, quasi dura un quarto d'ora. Però ecco, se tornate tardi o vi svegliate, c'è molta gente che si sveglia, è il primo risveglio, no? La persona che ha fatto l'insonnia, c'è il primo risveglio intorno alle 2:30, vero? Quindi accendete allora la televisione e così potete continuare. Vi addormentate dopo un quarto d'ora più sereni, ovviamente, no? Bene, adesso ci lasciamo la linea al GR1 e ci ritroviamo fra una mezz'ora circa.